Mazza che caldo. Comunque, ciao a tutti ragazzi, come state? Ben ritrovati. Oggi è un video un po' diverso, andremo un po' a parlare. Volevo parlare un po' con voi per decidere un po' che video portare sul canale. Voi sapete che faccio comunque guide o tutorial per come scaricare giochi o come scaricare programmi o comunque come attivare dei servizi, eccetera, eccetera. Quindi volevo dirvi come prima cosa che se avete delle richieste potete farle direttamente qui sotto nei commenti. Per esempio, avete bisogno di come scaricare un software in particolare? O volete scaricare un gioco in particolare e non sapete come si fa, potete scrivermelo qui sotto nei commenti e io magari cercherò di portare una guida su quel gioco che voi mi avete chiesto. E poi, intanto il telefono squilla, mi arrivano i messaggi, vabbè, non fa niente, tanto è un video molto real. Ecco, un'altra cosa che vi volevo dire è che se avete in mente un particolare tipo di format, o qualcosa che vi possa interessare, che vi possa piacere, insomma, io sono molto ben predisposto ad accettare vostri consigli su cosa portare sul canale. Se avete in mente un format in particolare che vi possa piacere, allora io leggerò qui sotto nei commenti i vostri pareri e se trovo qui sotto nei commenti un format particolarmente interessante, vedrò di farlo, di metterlo in pratica. A parte questo, volevo cogliere questa occasione, visto che è un video un po' diverso dal solito, un video dove parliamo un po'. Volevo dirvi un po', scambiare un po' di chiacchiere con voi, nel senso adesso voi non potete parlare con me, però io comunque posso farvi conoscere un po' di più di me. Anche per questo ho fatto questo video, insomma, visto che in genere i soliti video che faccio non ci abbiamo mai un riscontro così diretto, insomma. Come molti di voi già sapranno, io sono sempre stato appassionato fin da piccolo di elettronica, infatti qui nel canale ho portato video di elettronica, di Arduino, di circuiti in generale, fin da quando ho aperto il canale, insomma. Poi mano a mano le cose cambiano, vengono anche fuori altri interessi e quindi magari uno si stabilizza in altri modi, ma comunque sono sempre appassionato di elettronica anche perché è il mio lavoro. Infatti vorrò portare sicuramente anche altri contenuti nel mondo tecnologico. È il mio lavoro perché io lavoro in un'azienda che si occupa di software e di sviluppo di circuiti elettronici, lavoro come progettista elettronico e quindi realizziamo sia apparecchiature elettroniche che software per l'ESA, per la stazione spaziale e per l'esercito. Mi trovo molto bene, è da pochissimo che sono entrato, quindi diciamo mi sto stabilizzando un po'. E piano piano però si cresce e si va avanti. Sono anche curioso di sapere quello che fate voi invece della vostra vita, se lavorate, se andate ancora a scuola, se state studiando. Insomma, scrivetemelo qui sotto che tipo di lavoro fate, e anche per conoscere un po' i miei iscritti, quello che fanno e quello che gli piace fare. A parte il lavoro, vado in palestra, quindi la sera quando ritorno vado subito in palestra. Delle volte è davvero straziante questa cosa perché ti porta via tutte le ultime energie rimaste che magari ti sei lasciato per la scorta serale. In realtà la palestra poi te le porta via. Poi in genere il fine settimana, venerdì e sabato, mi vado un po' a divertire con degli amici, usciamo un po', facciamo un po' di casini, eccetera, eccetera. E niente ragazzi, per questo video è tutto. Spero di non aver fatto il video troppo lungo, spero di non avervi annoiato. Lasciate, mi raccomando, un bel like se vi è piaciuto questo video e mi raccomando, scrivetemi qui sotto le cose che vi ho chiesto così da crescere insieme. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!